La rassegna stampa è offerta da Mercoledì 25 maggio, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura Corriere della Sera, Fincantieri opera in rivolta, scontri e feriti a Genova, il taglio dei posti di lavoro scatena la protesta, occupato il comune di Castellammare di Stabia. Il governo ottiene la fiducia, passa il decreto omnibus a rischio il quesito sul nucleare, Berlusconi promette le riforme, Bossi apre referendum, tregua sui ministeri al nord. Passiamo al Messaggero, ministeri stop al trasferimento, Bossi insiste poi il vertice con Berlusconi, congelato il progetto di spostamento al nord. Ciampi, proposta irrealizzabile, sarebbe un colpo all'unità d'Italia. Fincantieri, scontri e feriti in Campania, devastato il comune, in Liguria assalto alla prefettura. L'amministratore delegato, piano duro ma necessario. Chiusi gli stabilimenti a Castellammare e Sestri, operai in rivolta. La stampa, fisco più leggero e un piano per il sud, la Corte dei Conti, impensabile tagliare le tasse, va ridotta la spesa. Oggi Berlusconi va in TV e gioca all'ultima carta. Fincantieri, la rabbia degli operai, no ai tagli, scontri a Genova, assaltato il municipio di Castellammare. Nei conti segreti di Anemone i soldi per la casa di Scaiola, dal compromesso alla terra dei vasi, atti da Perugia a Roma. Corriere del Mezzogiorno, altri fondi alle imprese. Vendola, gli incentivi hanno trattenuto la JETRAG e la Bosch in Puglia. Manovra anticrisi, ancora a disposizione 217 milioni. Cortili aperti, centro chiuso, attesi migliaia di turisti per le dimore storiche a Lecce. Scatta il piano del comune, stop alle auto. La Gazzetta del Mezzogiorno, bimbi costretti a fare sesso con gli amici della mamma. Tre arresti nel Magliese. Una vicenda agghiacciante, si cercano altri tre aguzzini. Giallo di Avetrana, zia Cosima da 6 mesi nel mirino dei PM, la donna era già indagata da molto tempo, Sabrina apprende la notizia, ora è distrutta. Oggi dai Risti l'analisi sul DNA, ma lei non rischia nulla. Bossi fa l'occhiolino al PD, il senatore insiste sui ministeri al nord, mentre il premier attacca l'Agcom. Non vogliono farmi parlare, segnali su legge elettorale referendum, attraente quello sull'acqua. Nucleare, consultazione più lontana, moschea a Milano, sì dei vescovi. Candela, assalto da Far West, via con 160.000 euro, speronato un furgone portavalori. Ilva mortale, 30 gli indagati, l'inchiesta su 15 operai morti per il cancro. La Gazzetta di Lecce, l'auto si ribalta, muore un bersagliere. Antonio De Luca, 30 anni, portava con sé altri 4 militari, uno è in coma. Giuseppe Zocco, 38 anni di Specchia, ricoverato a Monopoli in gravi condizioni, ferite lievi per gli altri tre. Costretti a fare sesso con gli amici di mamma, i carabinieri chiudono il cerchio dopo le segnalazioni degli assistenti sociali. Tre arresti dopo le testimonianze di due fratellini. La chiave per la vendita del Lecce, immobiliaristi del nord attratti dal nuovo stadio. Concludiamo con il quotidiano, si schianta l'auto dei militari, dovevano raggiungere la caserma del capoluogo, la vittima è di Monteroni, Salentini, gli altri coinvolti. Tragedia sulla Lecce Bari, muore 29enne, feriti 4 commilitoni. IPM Cosima va arrestato, omicidio di Sara, nuovo colpo di scena. Sfuma per il Lecce la pista della banca, la crisi della società giallorossa. Attentato alle 23.30, bomba contro un fruttivendolo in piazza Ariosto. Offriva i figlioletti ai pedofili, madre in cella con due clienti. Castro Marina riconquista la bandiera blu. Cortili aperti, il centro svela i suoi tesori. A Lecce, domenica aprono i cortili, chiude il centro. 2 giorni di visite nelle dimore storiche, domenica auto off limits. Castro si riprende la bandiera blu, il sindaco un mare di qualità. Carambola mortale, perde la vita a 29 anni, tragedia sulla strada per Bari all'altezza di Monopoli, andavano in caserma, a bordo 5 militari salentini, feriti gli amici. Esplode una bomba, paura in centro, l'ordigno alle 23.30 contro il negozio di un fruttivendolo, distrutti i vetri degli infissi dell'intero stabile, indaga la polizia. L'attentato in piazza Ludovico Ariosto, acquisite le immagini delle telecamere. Netturbino, il ladro incallito, arrestato in casa di una coppia. In manette Marco Casilli, 37 anni, negli anni scorsi era finito diverse volte in carcere per una serie di furti. Incidenti, risarcimenti record e l'assicurazione rinuncia. Le generali non rinnoveranno la convenzione, presto una nuova gara, franchigia a 5.000 euro. Il centro-sinistra ha dissanguato le casse. L'assessore al bilancio Macculi spiega come ha fatto l'ente a scongiurare il dissesto finanziario. Ci avevano lasciato con 200 milioni di debito, un disastro. Oggi abbiamo recuperato inefficienza per oltre 6 milioni. L'accusa di rampino del PD, il presidente, versa soltanto lacrime di coccodrillo.
Risi a braccetto con Vaglio, questo è il ballottaggio che ci sarà domenica a Nardò e la Bruno attacca il tandem, un manifesto del centrodestra su tutti i muri della città. Come vediamo dall'immagine, basta con gli errori dei due, meglio il cambiamento. A Guagnano, anziano picchiato e rapinato nei campi, un 72enne ieri mattina è stato aggredito da tre banditi incappucciati, bottino, 700 euro e cellulare. Ad Alliste, al lavoro in comune per rubare il rame, prima timbra il cartellino e poi preleva i cavi custoditi nel deposito, denunciato un dipendente di Palazzo di Città. Vendeva i figli ai pedofili, è stata arrestata, lui di 6 anni, lei di 8, la madre si prostituiva e poi offriva i piccoli. È finita in carcere con 2 clienti, ora i bimbi sono in un'altra famiglia. Concludiamo con la pagina sportiva, Lecce, Rosati e Mesbah con le valigie in mano. Sono 12 calciatori di proprietà del club salentino, mentre Di Michele guida il gruppo degli incerti. Una corsa contro il tempo per la licenza nazionale. Entro il 30 giugno si dovrà procedere all'iscrizione alla Serie A 2011-2012. La documentazione sarà vagliata dalla Coviso. Bene, per la rassegna stampa è tutto. A più tardi con il TG. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...